Siamo a Volterra, un luogo straordinario, una delle 12 dodecapoli etrusche, una città bellissima che ancora oggi conserva il fascino e la bellezza di un tempo, anche se questo fascino è ovviamente mutato nel corso dei secoli. Oggi vediamo infatti un meraviglioso borgo medievale della Toscana, tanto meraviglioso da essere utilizzato anche come location cinematografica internazionale. Anche se la civiltà etrusca è scomparsa da diversi secoli, possiamo dire che ancora oggi la presenza etrusca a Volterra si fa sentire. Diversi sono infatti gli elementi giunti ai giorni nostri, a cominciare dalla cinta muraria, che è giunta quasi intatta nella parte più esterna. Vi sono ben 3 cinte murarie a Volterra nel periodo ellenistico e 2 di queste seguono ancora oggi il tracciato etrusco. Resta un certo mistero per quanto riguarda la seconda cinta, che in questa ricostruzione 3D segue un tracciato leggermente diverso da quello medievale, più curvo e meno irregolare. Quello etrusco doveva essere più curvo e meno irregolare. Oggi il borgo medievale di Volterra si concentra soprattutto nell'area in prossimità dell'Acropoli, ma dobbiamo pensare alla città etrusca molto più grande ed estesa. La città infatti si estendeva per ben 116 ettari ed era inclusa nella terza cinta muraria, lunga 7 km. All'interno della cinta muraria, oltre all'abitato, avremmo trovato aree rurali, sorgenti, pascoli e porte che immettevano all'interno della città in diversi punti. L'Acropoli si trovava sul piano di castello ed è tuttora il punto più elevato della città. Il territorio di Volterra è davvero peculiare, soprattutto a nord-ovest, dove troviamo le balze, che sono burroni e dirupi presenti che hanno contribuito a disegnare il territorio. Le mura in gran parte erano caratterizzate da un terrapieno di rinforzo e servivano sia per scopi difensivi che per il terrazzamento dell'area, e qui ne vediamo diverse parti di mura che si contraddistinguono per questo sistema di costruzione, difensivo e funzionale. Dove c'erano le porte che restavano infossate, vi era una rampa che consentiva la salita all'interno della città. Per l'Acropoli è probabile la presenza di una rampa laterale che consentiva l'accesso all'area. La maggior parte delle sepolture erano a ipogeo e le sepolture erano messe in fila, vi erano anche tombe a camera e tumuli. Le località Olimeto e Porta Diana sono certamente zone importanti per le necropoli, come quelle a nord-ovest delle Balze o quelle di San Giusto, e la necropoli del Portone. Le necropoli sono state scavate in gran parte tra il 1700 e il 1800, e le tombe di Volterra erano tantissime. Le urne volterrane, infatti, erano molto rinomate per la bellezza e la varietà delle scene riprodotte dalle maestranze. Molte delle sepolture sono difficilmente visitabili a causa dei criteri di scavo dell'epoca, che ponevano meno attenzione alla salvaguardia degli ambienti. La necropoli delle Colombaie è un altro luogo incredibile, dove dovevano esserci molte sepolture importanti, o la necropoli del Portone, nella quale vi erano tombe simili a questa, scavata nella roccia, all'interno della quale, attorno al tronco roccioso, si trovavano gli ambienti dove gli Etruschi riponevano i defunti e i corredi funebri. Per gli Etruschi, infatti, la vita continuava anche dopo la morte. L'Acropoli doveva essere davvero splendida, vi erano almeno 2 importanti templi contigui e avvicinandoci avremmo visto 2 grandi vasche.
qui è stata ipotizzata la presenza dei peculiari bronzetti votivi tipici della Volterra etrusca, che in via del tutto ipotetica sono stati collocati nei templi grandi nell'acropoli di Volterra. Le fonti e le sorgenti erano e sono ancora oggi elementi importanti per Volterra. Una di queste da annoverare è la fonte della Docciola. Il complesso costruttivo che possiamo ammirare oggi è di epoca medievale e qui è stato ipotizzato il complesso all'epoca degli Etruschi, anche se va detto che non sappiamo veramente l'aspetto delle fonti all'epoca. Volterra divenne particolarmente potente man mano che Roma iniziò a sottomettere le città dell'Etruria meridionale, data la distanza geografica dall'urbe più ampia rispetto alle varie Tarquinia, Cervetri e Veio. Volterra conobbe infatti un periodo di grande splendore in epoca ellenistica. La città poi divenne romana e tale passaggio è testimoniato anche dal ritrovamento dello splendido teatro, che in epoca etrusca non esisteva, successivamente i romani collocarono in quest'area. Durante la guerra civile tra Mario e Sylla, Volterra si schierò con il primo e Sylla, vincitore di Mario, per ritorsione, fece saccheggiare la città, che poi venne ricostruita, e in seguito la città proseguì la sua storia dal periodo romano a quello medievale. Grazie a questa continuità possiamo ammirare Volterra in tutta la sua bellezza, anche se la Volterra etrusca era addirittura più grande di quella medievale. L'area dell'Acropoli non era l'unica area importante sacra di Volterra, che avrà certamente avuto molti templi ed edifici sacri più o meno importanti. Nella località di Valle Bona sono stati ritrovati ad esempio diversi resti di importanti edifici e strutture, tra le quali quelli di un tempio che doveva trovarsi nell'odierna Piazza della Pescheria, un tempio che per lo stile costruttivo doveva essere probabilmente molto simile all'ara della regina di Tarquinia. Accanto al tempio di Piazza della Pescheria vi è un'abitazione ipotetica, dove però è stato ricostruito, nella ricostruzione virtuale, un altro elemento peculiare della città, una rappresentazione identica a quella rinvenuta in un'urna cineraria, nella quale sono rappresentate due figure maschili intente a cacciare un cinghiale. Ancora oggi Volterra conserva il suo fascino e il suo splendore. Dove possiamo riconoscere uno dei più importanti ritrovamenti e testimonianze della Volterra etrusca che ancora oggi caratterizza il paesaggio della Volterra medievale, la Porta dell'Arco, l'imponente ingresso a sud della città, dove vi erano fra le decorazioni tre teste di divinità che ancora oggi non sono state identificate con certezza all'interno della ricostruzione 3D. Si possono vedere anche altre teste decorative, come ad esempio quelle di Castore e Polluce, che sono due divinità che sono state inserite nella lista dei possibili volti che avrebbero potuto decorare la Porta dell'Arco. Nell'ipotesi ricostruttiva sono state collocate due teste maschili e una femminile. Volterra è riuscita a resistere nei secoli. Nonostante le balze, nonostante il passare del tempo, e ancora oggi la città riecheggia lo splendore di un tempo, il tempo degli Etruschi, il tempo dei Romani, il tempo medievale. In tutti questi periodi questa città ancora oggi conserva il suo fascino e il suo splendore.